Ma che è successo, Asia? Vieni. Oddio, mamma. Ho preso una paura terribile. Ma perché? Sono andata per accendere la luce. E niente, ho pensato che fosse un guasto. Sì, infatti, è andata via, ho la candela. Mamma, non lo so. Io so soltanto che all'improvviso mi sono trovata una torcia puntata contro gli occhi. Mi ha accecato, non ho visto più niente. Ma come una torcia? Allora c'è qualcuno in casa? Sì, io... Io per un momento ho pensato che fossi tu. Soltanto che a un certo punto mi ha dato uno spintone. Aspetta. Mamma, dove aspetta, vai? Aspetta. Non è un guasto. L'interruttore centrale era stato staccato. Mamma, io ho paura. Bisogna chiamare subito la polizia. Sì, sì. No, lì. Dio. Mamma. Mamma è ancora qui? È ancora in casa? Oddio. Così, dopo tanto dire, io mi ritrovo nuovamente solo tra i neon di una statale, la mia mente che prende volo. Qualcosa sta cambiando, qualcosa sta nascendo in me, ti sto ancora cercando, non chiedermi perché, io non so che sarà, lo che sarà di questa vita, sempre fra le dita, che sarà di questo tempo sotto sopra. Io vorrei scoprirlo con voce a carte, perché fosse finita, perché la notte scesa non ci ha più trovati. Sarà il destino arbitro di questa partita, il gettatore avido di cuori rubati. Quando sono entrato qua dentro mi sono detto: questo è il mio spazio. Lo sai che le case hanno un'anima? Si vede che le sei piaciuto. Questa finestra deve essere luminosissima. Sì, infatti pensavo di non mettere le tende. Mi piace svegliarmi con la luce del sole la mattina. Anche la notte ha il suo fascino. La città da qui sembra una specie di presepe. Bene, 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 benissimo, benissimo. Adesso che ho la tua approvazione mi sento più tranquillo. E no. No. Invece sei ancora troppo acido. E da che mondo è mondo contro l'acidità di stomaco? Lo champagne fa miracoli. Sì? Non sapevo il contrario. Che cos'è? Medicina alternativa? Medicina universale. Allora, brindiamo all'affitto più breve della storia. Già, soltanto una notte. No. Addio alla medicina. Ti ho fatto ridere. Dammi quella bottiglia. No, prendila. No. Prendi. E ora che ti ho presa, che fai? Molly. Molly non risponde a me. Avanti. Vediamo che ti inventi. Attimo, se lo giuro, finisco di massacrarlo. Giulia, dai, siamo all'ultimo livello. No. Io ho bisogno di parlarvi adesso, soprattutto a te, Rob. Credo di fare un caffè. Si tratta di ieri sera. Lo so che mi sono comportata male. Ma non ti preoccupare, non ti preoccupare, non c'è problema. È che avevo bevuto molto e mi ricordo solo la metà delle cose che ho fatto e che ho detto. Ma so che ti ho trattato male e mi dispiace. Lascia perdere, ti ho detto, non c'è problema. Sei libera di fare quello che vuoi, no? Soprattutto adesso che andrei in galera. Ho sbagliato a pensare di poter risolvere i miei problemi facendomi corteggiare da Daniele. Lo sapevo che tipo era. E allora che ci sei andata a fare, scusa? Perché avevo bisogno di vedere gente, di uscire, di distrarmi. Ma se proprio lo vuoi sapere con Daniele... Ma non me lo dire, non me ne importa, non me ne frega niente di quello che fai, sono fatti tuoi, te l'ho detto, sei libera di fare quello che vuoi, a meno che... A meno che? A meno che, non lo so, tu non abbia paura che lo venga a sapere Andrea, però io non glielo dirò, e penso neanche Cristiano, vero Cristiano? Chi io? Figurati. A me non me ne frega niente di quello che pensa Andrea, dopo quello che mi ha fatto per me lui non esiste più.
Io sono solo venuta per scusarmi e se credi che... Io non credo niente, Giulia. Però non credo che una ragazza brillante come te debba buttarsi via come un imbecille, ecco tutto. Robby magari esagera con le parole, ma ci hai fatto preoccupare, Giulia. Preoccupare davvero. Ragazzi, io ci sto provando a dimenticare Andrea, ma non è facile. Che? Ma chi è? Ma chi è che mi viene a rompere a quest'ora? È l'avvocato? Scusatemi, ragazzi, lo so che è tardissimo, ma devo dirvi una cosa urgente. In privato. Guarda! Hanno frugato proprio dappertutto. Mamma, non toccare niente. Ma è meglio non perdere tempo, anzi io vado a chiamare la polizia. Perché si sono fermati qui? Allo studio di papà? Non lo so, magari li hai disturbati tu rientrando. No, che cosa cercavano qui dentro piuttosto? Ma questo sarebbe un eroe, ma questa è una patata lisa. Ma... deve venire fuori. Ma vuoi mettere Bart Lancaster da qui all'eternità? Su. Non avete mai visto un cadavere? Portatelo via alla svelta. Altra razza. Nonno, ma che fai? Parli da solo? Oh, scusami, che ti ho svegliato? No, è che quando sento certe boiate, dai. Non preoccupartene, ancora sveglia. Volevo dare la buonanotte a Chiara e ci sono rimasta un'ora. Solite chiacchiere oppure mi devo preoccupare? Luca continua a tampinarla, anche dopo che gli ha detto che lei lo considera solo un amico. Adesso lei è confusa, non sa come comportarsi. Oddio, è con un'altra. Ma quando è che tocca a me confondermi? Non vorrei sentirmi da meno. Beh, io veramente adesso le idee un po' più chiare ce le ho. Ho riflettuto ed ho concluso che hai ragione. Sono una stupida. Eh sì, è vero, nonno. È vero che a me non va giù l'idea di essere manovrata. Come è anche vero che io a Michele ci penso. E come se ci penso. Ma solo l'idea, nonno, di perdere Stefano mi chiude lo stomaco. E Stefano? Queste cose le sa? Gli ha mai parlato così? Come stai facendo con me? No, è quello il problema. Avrei dovuto aprirmi, considerare con lui e capire con lui quello che stava succedendo, invece... E pensare che lui me l'ha anche offerta questa possibilità, ma io cretina! Ti sei fatta fregare dall'orgoglio. Eh sì, perché temevo quello che provavo. E soprattutto non volevo ammettere di essere io quella in difetto. Ma non eri tu che dicevi sempre che in amore vanno divise soprattutto le difficoltà? Vabbè, ma adesso che faccio? L'ho perso. Beh, gli hai negato i tuoi dubbi, adesso gli vuoi negare anche il tuo rimorso. E parte di te anche quello, fa parte della vostra storia. E forse non è nemmeno troppo tardi. Il giudice mi ha convocato d'urgenza, devo essere da lui domani mattina. Se ci sono novità vi chiamo, comunque non vi nascondo che sono piuttosto preoccupata. Certo, altro che novità, queste sono mazzate proprio. Speriamo bene. Grazie Teresa, buonanotte. Buonanotte. Allora volete dirmi quello che è successo o è un segreto tra voi tre? Fino a 5 minuti fa grandi amici. Adesso non volete dirmi niente. Se è capitato qualcosa ad Andrea, io voglio saperlo.
E dalle vostre facce qualcosa è successo di sicuro. Robby, tanto se non glielo diciamo noi lo viene a sapere da qualcun altro. Ed è peggio. Giulia, Teresa è venuta qui per dirci che in carcere è successo un incidente. Che incidente? Andrea è rimasto coinvolto in una rissa. Che gli è successo? Come sta? Calmati, calmati. Sta bene, sta bene. Ma a quanto pare ha accoltellato il suo compagno di cella. Sei sicura di sentirti bene? Sì. Ho preso soltanto un bello spavento. Non mi ricordo nemmeno quello che era successo. Un bello spintone e mi sono trovata a terra. Meno male che non è successo niente di grave. Una caduta brutta nelle tue condizioni. Niente di grave. Qualcuno entra di notte in casa con voi due dentro. Almeno l'hai vista in faccia quel farabutto. No, è scappato subito. E poi era buio pesto. Non fossi mai uscito. Vabbè, che potevi fare? Senti. Vai in cucina, va. Prepara una bella camomilla che aiuta a distendere i nervi. D'accordo. Dottor Galanti, lei ha già controllato se le manca qualcosa? Cosa vuole in questa confusione? Ho dato giusto un'occhiata. Non capisco che cosa stavano cercando. Non c'è molto da rubare in uno studio di uno psicanalista. Vabbè. E lì che cosa c'era? Un quadro? No. C'era il mio diploma di laurea. E questo? Che diavolo è? Sembra il disegno di un bambino. No, è una tavola di Rorschach. Mostrando dei disegni come questi dei pazienti, si possono esaminare le loro personalità attraverso ciò che vedono nelle figure. Cioè, una specie di test psicologico? Esattamente. Mi faccia vedere. Ma questa non è una delle mie tavole. Sembra fatta col sangue. Mi permette, scusi. No, questo non è sangue. Questa è vernice ed è ancora fresca. Prende a coltello un detenuto, così. Rischia anche un altro procedimento penale per lesioni. Secondo me si sta lasciando andare. Non gliene frega più niente di niente. Vabbè che il carcere cambia le persone. Però a me questa storia non mi convince. Ma non è stato Andrea, non ne sarebbe capace. Siete due poveri illusi. Andrea non è la persona che credevamo. Cercate di farvene una ragione, come ci sto provando io. Robby, lascia perdere. Ecco, bravo, lascia perdere. Perché quelli come lui, più provi ad aiutarli, più ti deludono. E ti feriscono. Andrea ha ancora le chiavi del mio sidecar. Le rivorrà indietro. Giulia, finché non sai come sono andate veramente le cose, non puoi sapere di chi ha la colpa. Per quel che mi riguarda, tutto ciò che c'è di peggio a questo mondo è colpa di Andrea. Ma nemici. Non credo di avere nemici, a meno che io sappia. Ma, dottor Galanti, questo non è il modus operandi di un ladro. L'unica cosa che manca è il suo diploma di laurea. E poi quella tavola del test attaccata alla parete. No, no, io credo che sia qualcuno che abbia voluto lasciarle un messaggio. Cioè, un avvertimento, una minaccia? Diciamo di sì, qualcosa del genere. Ma ammesso anche che io abbia dei nemici, nessuno di quelli che conosco arriverebbe a fare una cosa così assurda. Né un paziente, tantomeno un collega, né uno studente. A questo punto l'unica cosa da fare è una denuncia contro ignoti. Ma per questo avete tempo domani, con calma, in commissariato. Va bene, grazie. La compagna. No, non si preoccupi, conosco la strada. Arrivederci. Buona Arrivederci. Buona Arrivederci. Io non riesco minimamente a immaginare chi può essere stato. Certo, chiunque sia stato. Ma ti deve proprio odiare per fare una roba di questo genere. Sai, per un momento mi è venuto in mente quello studente, quel Fantoni, quel ragazzo che ho bocciato agli esami. Ma dai, ma è assurdo, Paolo. Sarebbe una reazione veramente eccessiva. Con tutti quelli che hai bocciato fino adesso, Già, la casa dovrebbe essere distrutta. Vabbè, l'importante è che non sia successo niente ad Asia e al bambino. E a te. No, non ti preoccupare, non ho
Poi te li faccio io il caffè per il resto della truppa. Ma quale truppa, nonno? Chiara beve l'orzo ed Ele anche stanotte non è rientrata. Immagino che farà colazione con il disperato di turno. Ne raccatta una a notte. Dai, non credo sia giusto che tu parli di lei in questo modo. Scusate il ritardo, ma Luca mi ha chiamato ed era un attimino sconvolto. È entrato un ladro in casa loro. Un ladro? I Galanzi stanno bene? Sì, sì. Cioè, sono un attimino sconvolti. Per fortuna che il ladro è scappato appena sentito dei rumori. Hanno preso uno spavento incredibile. Ha messo sotto sopra lo studio di Paolo portandosi via soltanto il suo diploma di laurea. È una cosa assurda. Ma in che mondo viviamo, dico io? Non si può stare più tranquilli neanche in casa propria. E Stefano dov'era? Ha dormito fuori, credo. Nell'appartamento nuovo, non penso sappia nulla. Scappo che sono in ritardo, compito in classe alla prima ora. Bocca al lupo. Crepi. Quasi quasi vado ad avvisare io Stefano di quello che è successo a casa sua stanotte. Forse l'hanno cercato, non l'hanno trovato. Sicura che vai soltanto per questo? E diciamo che questo è un ottimo pretesto per fare due chiacchiere. Grazie nonno per ieri sera. Ciao. Lei è tornato a casa da solo? No, ce l'ho portato io. Ormai i ragazzi non ci facevano più niente. Cos'è che non va? All'inizio non riuscivo a capirlo, ma poi dai e dai ho trovato il fetente, anzi la fetente. La valvola a farfalla si era inchiodata e la benzina non passava più. Trafficare con questo motore ti fa bene. Vuol dire che non ce l'hai più né con me né con la mamma. Dai, proprio non ce la facciamo a non preoccuparci per te. I genitori sono fatti così. Io lo so che in questo periodo sono sconvolta e rischio di commettere delle stupidaggini. Ma voi mi state troppo addosso. Ho parlato con la mamma e sai che cosa abbiamo concluso? Che siamo solo due vecchi brontoloni. Io non l'ho detto. E comunque lo sai che non siete voi il mio problema adesso. Né noi né nient'altro, spero. E comunque la mia bambina quando si mette in testa una cosa non la ferma nessuno, neanche questo vecchio macinino. Tu dici? Che ti dico, che se ne frega della lezione di aerobica e di tutto il resto. E poi così Fabio di licenza. E poi di la verità, tu non ce la fai a restare senza le tue adorabili ciccione. Sì che ce la faccio. Va bene, ora Ele si alza. Stefano, io sono stata benissimo con te. Ti immaginavo proprio così. Davvero? Ci avrò pensato su un milione di volte. All'inizio ero piuttosto pessimista, però poi... Oh, mi sei sembrata piuttosto sicura del fatto tuo. Praticamente mi hai sedotto a me, un povero ragazzo indifeso. Ah, sì? Sì. Oh. No, tu non conosci quello slogan, fate l'amore, non fate la guerra? No. Pensavo prima. Se è andata così vuol dire che doveva andare così. Così come? Così. Madonna è tornato, senti, io devo avere palle. C'è prof. Tu non mai visto. No. No, perché quello lì. Oh cazzo, ciao ragazzi. Aspetta un momento. Per favore.
Vorrei parlarti di quello che è successo ieri in aula. Parlare di che? Quelli come lei sanno soltanto riempirsi la bocca di paroloni. E intanto usano il loro potere per fotterti. Questa è la verità. Io ti ho mandato via solo perché crede di poter fare il bello e il cattivo tempo. Perché le piace tenere gli studenti sulla graticola. Ma prima o poi lo trova qualcuno che gliela fa pagare. Senti un po'. A che gioco stai giocando? Dov'è la mia laurea? Te la tieni come trofeo, vero? Quale laurea? Di che cosa sta parlando? Questa notte ti sei intrufolato in casa mia come un ladro. Mi hai buttato all'aria lo studio, hai spaventato mia figlia. Sei un farabutto. Potevi farle male, lo sai? Mia figlia aspetta un bambino, è incinta, hai capito? È incinta. Tu mi sottovaluti. Prova a farti rivedere. Lei è patetico. Ascolta. Mi lasci stare. Che cosa vuole da me? Prima mi caccia fuori ad un esame, adesso viene qui e mi accusa di essere venuto in casa sua. Io ho cose più importanti da fare che venire dietro alla sua famiglia stupida. Mamma, papà, io devo dirvi una cosa importantissima. Falli i complimenti, Giulia ha riportato a casa il sidecar, lo sta rimettendo a nuovo. No, il sidecar non c'entra niente, o forse sì. Io voglio di ricominciare a vivere, ho voglia di fare tante cose, tanti progetti. Beh, sono felice per te. È bello sapere che hai voglia di reagire. Bene, puoi ricominciare a studiare, a rivedere i tuoi vecchi amici. Ecco, appunto, hai detto bene, vecchi amici. No, quello fa parte della vita passata come Andrea. Io invece voglio cominciare una vita nuova. E per farlo ho bisogno di cambiare aria. Io voglio andare a vivere da sola. Ragazzi, ma cos'è stato quel botto? Qualcuno ha rotto un vetro e poi è scappato. Ma quella è la mia macchina. Ma guarda che hanno fatto. Avete visto chi è stato? Porca miseria. Ma allora quel ragazzo non c'è. E vabbè, chiamami più tardi, sempre se ti va. Ehi, dove vai? Vieni qui. Dove vai? Non lo vedi che ti sta enorme, sembri cucciolo. Mica posso presentarmi con la roba di ieri sera. Tutto mi dice puzzolente di spumante. Se la strizzi lascia ancora qualche cosa. No, grazie, a me non piace bere di mattina. Preferisco fare qualcos'altro. Comunque, se io fossi in te mi toglierei quella roba e rimarrei ancora un po' qui. Davvero? Vuoi davvero che resti qui con te? Stefano, quello che è successo stanotte per me è stato importante. Non mi prendere in giro. No, non ti prendo in giro, anche per me lo è stato. E adesso sarà ancora meglio. Resta. Così dopo tanto dire io mi ritrovo nuovamente solo tra i neon di una statale. La mia mente che prende il volo e spesso mi domando.